Bentornati a tutti gli utenti di Expert Zone. Nonostante tutti i problemi di celle, perché c'è veramente già tantissima gente, siamo riusciti a recuperare la nostra Super Sabrina. Eccomi, eccomi alla prima game, alla mia prima Games Week. Ottimo. Alberto. Quindi la mia è la terza attualmente, la prima l'ho fatta addirittura da solo. Wow! Io ero in versione solitaria perché volevo vedermela tutta con calma. Ok. Però la prima cosa che abbiamo visto appena entrati è una bella sorpresa, perché la prima cosa che si è visto è il nostro stand Xbox. Nella sua interezza, veramente d'impatto, perché ci sono un sacco di postazioni utili per provare i nuovi giochi. Come vedete sulla vostra sinistra dello schermo, dove stanno uscendo le persone, ci sono 5 postazioni con volante e sedile per provare Forza Horizon 4 nella loro interezza. Mentre dal lato sulla vostra destra trovate delle postazioni con Xbox One e degli schermi. Sono circa 12 per quanto 12 riguarda con Forza Horizon. Poi abbiamo Ori. Ori qui, come potete vedere. Però c'è una cosa che a me piace molto più di Ori e di Forza, che è questa Mustang incredibile che abbiamo all'interno dello stand. Dopo penso che un giretto o almeno uno streaming da dentro ce lo devo fare, perché è veramente una figata. Merita assolutamente. Un giretto io lo voglio anch'io, penso che il giretto non ce lo fanno fare, no. Però almeno la foto dentro la facciamo. Proviamo. Dicevamo, 5 postazioni per provare i Ori, postazioni che sono più incomplete di cuffie, eccetera. E tutto questo baccano che voi sentite è il boot di Mixer, capitanato dal nostro Max The Host. Perché oggi e per tutti i giorni dello streaming lo stand Xbox andrà in diretta su Mixer per presentazione di prodotto, presentazione dei membri della community, per parlare con persone che gestiscono le community, per parlare anche con noi di Expert Zone, che oggi andremo a parlare nel boot di Mixer di Xbox per presentare il nostro progetto. Max, come ben sapete, lo conoscete tutti, meno male è partito anche con noi con qualche streaming. Penultima parte dello stand sono delle postazioni dove è possibile provare Halo, Gears of War 4, Sea of Thieves e Quantum Break. Esatto, la possibilità, insomma, diamo dimostrazione di tutti i giochi che potrete trovare con l'abbonamento Game Pass disponibile per voi. Inoltre 150 giochi, lo sapete. Ed ecco le ultime 12 postazioni di Forza Horizon 4, per cui ragazzi, secondo me, se venite alla Games Week, vi consiglio caldamente di venire perché ne vale veramente la pena, e dopo andremo a vedere il resto. Ci sono tante postazioni da provare, tanti gadget da ritirare, giochi in anteprima come Ori, che ancora non è uscito, ce l'abbiamo a disposizione per la prova, e la possibilità, esatto, anche di incontrare il team di Expert Zone che oggi è qui con voi. Per cui continuate a seguirci, andremo a vedere anche gli altri stand, ci vediamo dopo a tutti. Ciao! Ciao!